Welcome a tutti e benvenuti nel canale di Chef Drunky Chin, che oggi col mio baffetto incolto andiamo a fare una bella ricetta. Indovina che ricetta? Spaghetti alla grincia? No. Spaghetti panna prosciutto piselli? No. Spaghetti con i funghi? Neanche. Facciamo una bella carbonara, ragazzi. Benvenuti nel mio canale L'acqua in cottura. Abbiamo un po' di tempo per fare due parole e quindi ve lo dire che il mio progetto, che ho aperto anche una playlist, ovvero 50, senti qui la cassa come parte, 50 sfumature di carbonara, e vi devo dire che il mio progetto sta andando quasi in porto, ovvero solo per un video nella prima pagina, scusate il rumore che ho acceso il tablet, solo per un video di un certo Ciccio Game, non so chi è, boh, che sta in mezzo. Attenzione che mi hanno risposto, però ve lo fa vedere adesso. Se andiamo, ve lo faccio vedere in tempo reale, se andiamo su YouTube, vedete, vediamo insieme, tanto qua, e cerchiamo su mangiare spaghetti alla carbonara, guardate ragazzi cosa esce. Vi faccio vedere direttamente in mondo reale, in presa diretta. Come potete vedere, si vede lo zoom, lo faccio scorrere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e questo c'è il Ciccio Gamer del mezzo, il resto sono tutte le mie, quasi, guarda qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 circa, anche con la playlist inclusa. Ma oggi andiamo a completare, perché oggi no, non ho fatto la ripresa con la GoPro, ma la andiamo ad aggiungere. Splittiamo la preparazione e la mangiata, come al solito. Quindi non perdiamoci in tartarughe marine e andiamo con l'acqua che è in cottura. Vediamo qua, eccola là. Sì, in cottura andiamo a prendere la nostra bella porzione, perché l'ora è tanto, oggi abbiamo fatto un po' di lavoretto in giro, un po' di collaborazioni. Andiamo a prendere un bel letto e mezzo senza battere i cigli di spaghettoni. Vediamo qua quanti ce ne sono rimasti. Se vi potete interessare, sono in offerta al sito per Divino Busone. Vediamo qua se bastano qui. 1,3. Quindi su te sentiamo se no la sapidità della pasta, quindi andiamo ad aggiungere l'altro letto e mezzo. E che sia un letto e mezzo sia, è da 56, non abbiamo paura di questo, quindi un letto e mezzo sia. Qui lo prepariamo qua. Intanto ci serve sempre il peperoncino, che mi piace con peperoncino. Un po' di pepe e andiamo a prendere i guanciali. Intanto già sapete che ho la mia scorta, prendiamo tutto, arrivo. Quindi abbiamo tutta la scorta. Ci vorrebbe il pecorino, ma a me piace il parmigiano e quindi non si obietta. Lo appoggio qua. La mia fedele scorta già tagliata di guanciale, che so che qualche utente, non mi ricordo chi, ha detto che non si congela, ma è buono uguale. E lo faccio solo per praticità, perché io il guanciale lo compro, che ieri c'ho voglia di guanciale, eccolo qua. Beh. Guanciale, bontà, filiera, corte marchigiana, ragazzi, corte marchigiana, faccio vedere, qui è il guanciale made in Marche, ragazzi, chi non si scherza, Marche, e dopo ci facciamo le porzioni nel pomeriggio, che nel pomeriggio faccio anche un bel ragù, però vabbè, oggi weekend all'insegno della panza. E intanto questi li facciamo qua,
e andiamo a mettere il nostro guanciale a soffriggere. Perché se l'acqua bolle, cosa che sta facendo, abbiamo ben 13 minuti per la cottura. Eccolo là, qua, questo lo mettiamo a posto. Fork out e andiamo a mettere, saliamo proprio l'acqua che la utilizziamo per la cottura, stavolta usiamo un po' di sale grosso, un bel pugnetto volante e via, che di solito non assalo la pasta, ma poi dalla regia ci consigliano le uova, le hai ormai, vado con queste. Oggi facciamo anche i bianchi? Ma no, dai. Andiamo su, ma sì, un bianco magari. Sono indeciso. Mi sono trovato sempre bene con due bianchi, con due gialli. E facciamo sì, bruciati. Tanto però, dato che la padella è pronta qui, da scottare. Qui la pasta la facciamo tirare giù e buttiamo su sui 13 minuti di riferimento. Scusate, qua la pasta non va giù. Sì, dai, dato che non è 3 mesi, pure il bianco è pesante, facciamo solo i gialli. E quindi ragazzi, che vi racconto? Vi racconto che se sta pasta va giù possiamo proseguire con il nostro. Anche in America comunque sto sbarcando con i miei video. Io video non li faccio per i soldi, parliamoci chiaro, perché alla fine YouTube paga una mazza, non c'ho tutta questa visibilità. Però se fa per stare insieme, per dare un tocco di allegria ai weekend. Sta giusta pasta? Ecco ciò che possiamo fare. Oh, ma sto facendo i pasticci. Dai, su. Pasta giù. Che andiamo a rosolare. Oh, adesso la pasta è tutta giù. Adesso andiamo a rosolare il guanciale che finirà in qualche. Senti già come frigge? Andiamo a frenare una buona quantità, vediamo, dovrebbe essere una buona quantità, sì, non c'è la bondere sempre, io non si sa mai, sì, questa è la quantità giusta, altro tocco. E andiamo a mettere in frigo. Ed eccoci qua. Cominciare a rosolare. E intanto andiamo a farci quel composto per le uova. Quindi, forbici da mano. Qui abbiamo allargato, va bene, andiamo al parmesan, potete vedere, andiamo a fare il composto qua e come vi dicevo andiamo solo di rossi perché oggi abbiamo voglia di rossi, quindi andiamo qui, intanto lasciamo che soffriga tutto. Pasta in cottura, e
Quindi andiamo a fare tac e prendiamo solo il giallo. Hoppla, hoppla, guarda come mi distreggio, hop, 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 hop. E il rosso è andato. Invece non c'è la busta. Maledizione. Intanto sto soffriggendo tutto. Prendiamo la busta per le uova. Vanno qua. E eccolo qua. Già sentiamo l'odore del guanciale che trasuda. Ragazzi, come ben sapete, niente olio da aggiungere. Si gira un po', che già sta croccando. Il guanciale sì. Sta croccando proprio. Abbassiamo la fiamma e intanto vediamo di farlo rosolare ben benino. E poi vediamo qua e torniamo al nostro. Allora, tac. Questo è un po' strambo. Sto facendo i danni. Adesso riesco a recuperarlo, recuperate ragazzi, hop hop hop. Sto gioco di ova solo io. Va bene, qui sta sbracciolando tutta. Bianco qua, lavata le mani. Partito fuori, qualche fuori via, se avete sentito. E qui tutto in diretta. Della diretta, quindi si va ad aggiungere peperoncino, che a me ci piace, fare le botte ci si mette bene. Poi pepe, quello che basta, ma dico sempre di abbondare. Dopo lo metteremo anche sul piatto. Anzi, poi ci mangiamo la padella, perché non sono di sporcare un piatto. E mi è sempre piaciuto mangiare la padella. Rimane un bello caldo. Qui andiamo ad aggiungere il parmigiano per farlo uscire fuori. E il parmigiano sia. Sta un po' impastato, però è sempre buono. Sentite, intanto il guanciale c'ha un odore che non posso descrivere. Qui diamo una pulita a piena cottura, un po' scrizzi qua e là. Qua aumentiamo la fiamma perché io lo voglio bello croccante. Accendiamo pure un po' qua che male non fa. Una girata la pasta. Voilà, il guanciale sta rosolando bene, vediamo di girarlo, oggi così facciamo un bel ragù e almeno famo sta bene a tutti, qui sta rosolando bene. Quindi ragazzi, il gioco è fatto, quasi fatto, sta ricaricando tutto qui e andiamo a vedere qui, spostare no, andiamo a vedere, l'impasto da fare, andiamo a girare un bel impasto, come vedete, bello sostanzioso. C'era quel crostino, se ci avete una vaschetta, dato che c'ho un bicchiere, vedete la consistenza qua, scende giù, dopo lo allunghiamo con giusto due bicchieri d'acqua, due cucchiai d'acqua di cottura, è il segreto della carbonara. Guanciale, pancetta, guanciale, beh, da quando l'ho provato mi ha svoltato la vita. Qua, la pancetta però
provato anche pancetta con guanciale e non c'è paragone, perché la pancetta si stringe tutto, un macello. Invece il guanciale si può solo rosolare, come quindi in questo caso. E più trasuda con l'olio che andremo a sfruttare. Qui lo lasciamo in cottura. Manca 5 minuti. Di solito a 3. Adesso continuiamo a girare. A girare il composto. Una certa famiglia. Si potrebbe anche spegnere qua, dai. Abbiamo spento. Andiamo qua. C'è un bel profumino. È anche una certa famina, direi. La pasta quasi in cottura, manca 5 minuti di no. Guarda che bella floscia. Andiamo ad aggiungere 2 cucchiai proprio di cottura. E non ci basta così. 3 cucchiai, 2 e 3. Ci basta. Visto che con 3 cucchiai, eccolo qua, il composto è bello limpido questa volta. E se volete aggiungiamo un po' di parmigiano per addrizzarti, prendere comunque una consistenza. Il parmigiano rallentiamo un po'. Ok, questa è la consistenza giusta. Hai visto? Adesso andiamo a travasare tutto, perché non ha passato la pasta, mi sa che è andata più corta. Siccome ci ho messo un po' troppo a farlo di giù, vediamo un po' come sta pasta. È ancora dentro, un po' dentino, quindi la lasciamo sopra. Bella salata al punto giusto, la facciamo solo girare un po'. È quasi pronto, tanto la facciamo saltare dopo sopra. Quindi accendiamo sotto un po' fuoco per caldare la padella e ne mettiamo il lavandino. Andiamo le regine e andiamo a travasare la pasta. Tanto lì prende calore. E voilà. Metto mezzo in arrivo. Eccolo qua, i ragazzi, i miei mezzi pronti per essere travasati e amalgamati. Se mi incontro con guanciale è sempre così, sentite che rumore, è l'incontro del guanciale, come incontro tra l'uomo e la donna, anzi più tra l'uomo e l'amante. Sentite qua, che più fugace. Chiudiamo la pasta, abbassiamo
temperature, che ha già amalgamato bene con il guanciale, la pasta, il colorito, fuori dalla fiamma, già bella calda, andiamo a mettere il nostro composto per l'acqua, così, voilà, senza fare, senza indugio, veloci ragazzi, questo passaggio rapido, non si butta via niente, tutto viene giù, perché sennò diventa appiccicata, ma noi non abbiamo problemi perché abbiamo aggiunto l'acqua di cottura e quindi basta girarla, fa un po' di frittatina, ma dopo ce la aggiustiamo. Quindi ragazzi, questo è il punto clou, lo faccio vedere, con guanciale che trasuda, ti basta far amalgamare tutta la pasta. Sotto se si fa un po' di frittatina non c'è problema. E ci vediamo all'impiattamento, a dopo. Hello.